Ciao ragazzi, ci vediamo. Sono figli della merda. Abbiamo rotto una luce, quindi ognuno ha le luci che si merita. Soprattutto Night. Sigla. Non c'era la sigla. Non c'era la sigla. Raga, è buiissimo. È bu- sigla! È troppo buio. Io non so, con questo buio nel cuore, direi che è ora di fare Night. Fare Night. Sigla! Non mi viene più. Sigla! Hai non mi viene potere, più. Cacchio! E per adesso devi andare nella porta oscura. In pellegrinaggio? Pellegrinaggio, che diavolo cacchio è? Pellegrinegro è quando. No, cosa? Ho detto una specie. No, è una cicca. Ah, parlo male perché. Ho capito. Ah, facciamo una lista delle specie che non si possono più dire in questo canale. La parola con la N, che ormai l'hai risaputa. La parola con la F, che inizia con fat e finisce con tura. Sì. Bravo. La parola con l'altra parola con la F, che inizia con fem e finisce con nista. Ah! Non si può neanche più dire. E l'altra parola con la F, quello che J. inizia con fin e finisce con anza. Ah no. Ecco, lì, E l'ultima con la J. Inizia con la J e finisce con ovanotti. Ma benissimo. Poi. A proposito di giovanotti, andiamo a sentire il nuovo giornaio Donaiolo. Il nuovo giovanotti di noi altri, giovanotti. Che è Night. Prima di cominciare. Nuovo giovanotti. Nuovo giovanotti, sì. Night. Chi l'ha detto? Io. L'hai detto alla fine degli anni 90. Sì. Guarda, il prossimo giovanotti sarà Night. È nato il 92 Night. Fada il previsore. Prima di cominciare col video, vi ricordo il like, la condivisione e il commento. E io vi ricordo che è uscito Fresh Mula. Giovane ma invincibile, incredibile. Sono in aria dirigibile, ma ricorda nulla impossibile. Bravo, hai ragione, uscirà Fresh Mula, che avete appena visto, uscirà. Lui purtroppo è una parola proibita, proprio come, come essere umano. Però sì, di anche di oh, guarda, un Fresh Mula. Un Fresh Mula. Quindi va bene, io spero che a voi vi piaccia, perché a me. Comunque, no, Night dai, sì, dai, non si può dire che poi è reato d'odio. Night, Animal produzione. Ma non fa così con le treccine lui, Fresh Mula. Non so neanche se c'è, cioè io mai visto il trailer, lo monto, manco lo guardo. Non è vero, bravo. Night, Animal, produzione 3D. Animal, di chi te è morto, credo. Animal, cretino. Ah, Animal, di chi te è morto. Sentiamo bene il testo, che tutti me ne hanno decantato le lodi. Chissà che bello, freestyleone. Sai che la politica non va. No, no, che schifo fa. Non sanno un cazzo. Chiedi che mi fidano di te. E sarò stimoli davvero di morire. Bravo. È tornato il rap politico? Meno male. Tutti quanti seguiti. Come come fibra. La lecchinata fibra. Bravo. Meno male che ritorna questo rap. Ti dice qualcosa. Il video è una bomba, Marlo. La mia nuova scappa fuori. Sei vecchio da giovane perché ti annacchi e non ne lo proteste. Che bomba, sta. Sì. Hai visto che rompe le telecamere? Sì, anche noi. Guarda i ponti che crollano sopra la pista. La verità è solo oggetto di censura e vive pure nel rap. Tu rivoluzioni bambini e che genitori. Bravo. Non sei bella volgare. Mentre ci lamentiamo degli uomini e siamo poveri. Mi leggo di nuovo, non voglio stare da solo. Che ti senti più solo se non ti mettono un like, piuttosto che se esci di casa e non ti saluta nessuno. Io voglio leggere subito il testo, perché sì, secondo me. Allora, mentre lui cerca il testo, ci metterà un'ora, un'oretta e mezza, ma perché è un ritardato. Ma non è vero. È proprio lento, proprio nelle cose della vita, proprio anche di tutti i giorni. Meno male che Night ha deciso di fare un pezzo politico e non politicizzato, che parli anche un po' del sociale. Bello il ritornello, sì, non l'hai fatto tu. Bello il video, non l'hai fatto tu. Bello il beat, non l'hai fatto tu. E allora, cosa hai fatto tu? Il testo, andiamo a leggere il testo. Io dico che secondo me, la figata di Night, che tutti quanti abbiamo sempre detto, minchia, bravo nei freestyle, bravo negli extra beat, bravo nel fare le linee melodiche, però dici sempre le stesse cose, vediamo cosa ti rifà. Oh, grazie. Minchia, ti esce fuori con un pezzo che va a dire molte cose che diciamo noi da anni, sì. Anche perché quando l'abbiamo conosciuto, vabbè, eravamo tanto sulla stessa lunghezza. Sì, d'onda, sì, sì, diciamo che questa canzone è uscita, disco dei Colle, poi lui, speriamo che sta venendo fuori tanta di questa. Beh, sì. Anche Quentin con Fibra all'epoca fece quella canzone contro la droga, che era una figata. Quale? Non l'hai sentita perché non l'abbiamo fatta. Ah, ho capito. Allora, sai che la politica non va? No. Presidente, di la verità. Okay. No. I giovani non sanno un cazzo e non li fanno capire mai un cazzo. È sempre la solita storia dell'ignoranza. Sì, che non ti informa, non tenendo, c'è informazione. Il popolo ignorante lo controlli meglio. Lo controlli molto.
Pure quelli buoni sembrano cattivi. Io di chi mi fido non decidi te. Bravo. Tu politico, tu genitore, tu persona, non decidi di chi mi devo fidare io. Io devo avere un mio pensiero. Non mi stai imponendo. I ragazzi a 13 anni scelgono il liceo. No. E a 14 la droga, perché ha zero stimoli. Sì, però gli stimoli te li puoi anche trovare da solo. Non è che adesso deve essere tutto una scusa. Guarda che non è una scusa. No, ma è vero. Sta facendo uno spaccato di non realtà. Ci sono stimoli, ma perché c'è a 13 anni scegli il liceo perché hai una scelta. Sì, a 14 sei la... già nella situazione del liceo e il liceo non ti cambia nulla. Esatto. Non c'è lo stimolo di andare a lavorare perché dopo sì, non c'è anche lo stimolo di studiare lavoro. Perché la scuola è distrutta. Non hai lavoro, esatto. Quindi che cazzo studiando a fare il liceo? Ma no, ma anche all'interno del liceo stesso, le scuole, a parte quelle private e anche quelle private, in Italia cadono a pezzi, non solo fisicamente. Sì. Davvero, di morire non abbiamo fantasia. Non abbiamo fantasia di morire, cosa vuol dire? Ah, dici mi drogo e non c'è neanche la fantasia di suicidarmi, di scegliere una morte. No. Tipo il libro dei coniglietti suicidi, che avevano mille modi per morire fantasiosi. Come che erano il libro dei coniglietti? No, era il libro dei coniglietti suicidi. No, non lo conosco questa cosa. Io penso in realtà qua dica che non c'è nemmeno la fantasia di come morire, perché sì, poi è indottrinato. Io. Spero di coprire i costi della vita mia, spero di soffrire ancora, perché mi ha formato. Questa però è una forma un po' contorta. Della vita mia, la vita mia. Spero di scopare il culo di chi ha provato a fottermi, ti giuro, ti perdono perché è vero. Se avessi capito chi sono, forse zero, non ci avresti neanche pensato a fottermi. Bravo. Mi avessi succhiato il c***o per una condivisione sul mio profilo. È da pazzi, da pazzo. Ma adesso tutti sanno che... Tutti quelli che prima non credevano in me, comunque che prima non... Adesso... Adesso sì. Si succhiano il c***o perché... Sì. Non le... O anche tu che hai provato a fottermi, perché non mi conoscevi, se avessi capito faresti come gli altri, non che mi leccano il culo. Intanto, un bel applauso anche nel video perché fa capire esattamente il livello di controllo delle telecamere, il livello di protestare. Bravo. Contro i poliziotti, ma i poliziotti solo quando difendono i politici corrotti, non i poliziotti quelli che... Il marocchino mi ha rubato l'iPhone 10 che mi ha regalato il mio papà dentista, però sono un trapper ACAB, però poi sì, ci sono tutti ACAB, tutti trapper, poi... perché hanno visto l'odio e non hanno capito un c***o neanche dal film che vedono, certo. Sanno neanche come guardare i film, poi li rubi il cellulare, gli dai due schiaffoni e ti vanno a denunciare, con la mamma e il papà dentista ma di fianco ti vanno a denunciare. E tu lo sai. Sai che è? No, dicevo, le immagini del video sono fortissime, sì. Cioè il primo c'è lo scontro con la polizia e all'interno del video ci sono anche ragazzi di colore, di seconda generazione, molto interessante, che fanno proprio lo scontro. La parte la dopo, protesta non era uno scontro, era una protesta. C'era uno scontro, io ho visto lo scontro, non l'ho capito. No, erano persona. Lì, non c'era un manganellato, che okay, però no. C'era, no, no, c'erano. Io loro, ho visto gli scudi e no. I manganelli. Sì, eh? Hai visto scudi e manganelli, non hai visto gente che pestava altra gente. Vabbè. Non facciamo, non è che colleghiamo le cose. Poi all'interno poi c'è la bara, la scena di lui che sì, che vuol dire che nasci già morto perché non hai vita. E poi già c'è vecchio, la scena già dove morto. Lui rompe le videocamere. Le telecamere. E l'ultima scena è la macchina in fiamme per protesta davanti alle fabbriche. È fighissimo. Sì, sì, sì. Come ci sono quelli che protestano con concezione di causa, poi ci sono quelli, e vai, c'è il G8, andiamo a bruciare le macchine. Sai che la politica non va. No. Ricomincia con l'inizio. Knight, vacci piano con l'intimità. Sai che l'Italia è ancora timida. Sono un peccatore, so che Dio mi punirà. Quindi anche qua l'influenza cattolica sulle leggi, l'influenza del Vaticano sulla laicità dello Stato. Ma dici che è voluta o è... Comunque è vero. Siamo tutti così sporchi. Chi ci pulirà il peccato originale che ti hanno fatto credere che tu nasci già peccatore? Certo. La mia nuova scarpa l'ha fatto un bambino in Asia. E dire queste cose non fotterà la mafia, cioè. Che dice lo sanno già tutti ma nessuno ne frega niente. Se accadono cose brutte basta che non sia a noi. I bambini innocenti solo se sono i tuoi. Genitori che difendono i loro figli, ma ha bruciato un barbone, ma è una ragazzata. E invece se lo fa un altro, guai. Oh, c'è tanta retorica ma è tanto interessante. Sì, ma almeno è fatta bene. I vampiri con i denti, ragni, mille avvoltoi. Vabbè, i vampiri con i denti, cioè qua è la prerogativa del vampiro, almeno due denti anche davanti come uno sfera, però cose che fanno paura. In Italia abbiamo solo incubi e tanta paura, siamo piccoli, come i bambini con gli incubi che ha paura. Sì, siamo retti come gli angoli. Nei nostri letti ti incurano anche da casa. Vabbè. Dove dovresti essere più al sicuro. Sì. Comunque ti stanno in cu- è molto bella come questa mi è piaciuta a me. Pure quando siamo giovani siamo vecchi, perché ci adattiamo come una grassone dentro i leggings. Capito? Ti adatti, non protesti più a niente, non ti fai più domande. Ripeti Gucci gang, Gucci gang. E poi non te ne frega più un cazzo. Spostiamolo dal trap però. Capito? Mettiamo proprio in una situazione generale. Basta che ripeti i tormentoni dei talent show, dei reality. Certo. Basta che ripeti i reality e basta. Ragazzi, due anni fa mi ricordo un discorso che feci all'epoca sul fatto che la gente non ha più
voglia di ribellarsi, non ha più voglia di combattere, perché tanto la caramellina ti danno la distrazione, la hai la distrazione, fai bravo, basta. Io la caramellina te la do, e se sì, ti do sì, la caramellina sì, ne puoi prendere altre anche se non ti arriveranno mai. Ho un ombrello, è bucato, pioverà in eterno, disse Johnny Scandal. Ma è una giungla, amore mio, dove l'ho sentita? Credo che sia vero però, e non è bello. Bravo. 1, 2, 3, 4, prendi questo, fagli fare il mazzo. Non mi freghi te, non mi frega un c***o. La chiusura così per la chiudere la... L'altro che è interessante. La verità è solo oggetto di censura e vive pure nel rap. Tu vuoi rivoluzionare senza uscire mai fuori. Quindi qua, no? Bravo. Gli ACAB di prima. Yacab. Fare roba che piace ai bambini ma anche ai genitori. Non serve la volgarità per diventare scomodi, basta dire le cose. Ve la dico anche a voi che ancora volete Barlo che si spacca in faccia le cose, Barlo che bestemmia. Non serve quello per far scalpore. Basta dire la verità per andare in galera in Italia. Ve la butto lì. O per prendersi le denunce e poi andare in galera. Però è strana sta cosa che se tu... Ah, perché siamo in semi libertà di stampa, è vero. Me ne ero scordato. Siamo tipo dopo il Burkina Faso. Siamo soli mentre ci lamentiamo degli uomini. Certo. E siamo poveri contro poveri senza lavoro. Guerra dei poveri. Non c'è dignità e copiamo quello che fanno loro. Diamaragana. Cascano i ponti in Italia e postiamo due foto. Mettimi il like e non voglio star solo. Quindi quando ti senti solo, in base alla popolarità che hai sui social, e magari quando vai in giro non ti saluta nessuno, non te ne frega niente. Basta che poi sui social c'hai il like. Spero bello, che voi questo pezzo ve lo pompate per mesi, che non rimanga linea dimenticatoria. Sì, questo è una mina. Se posso fare una critica musicale, sì? A volte lui quando rappa va troppo veloce e si fanno fatica a capire i concetti. Okay. Anche al primo ascolto, sì, dico sì, io. Sì, vero. È una cosa che secondo me, anche se non avesse tutta sta roba che devo fare per forza l'estrabito, che non cambierebbe molto, anzi. Cioè, attenzione, cerchiamo sempre di capire che no, non ci sta, deve scrivere anche per una nuova generazione, che questa roba si esaltano. Ma poi lui è sempre stato così, quindi sì, è la sua cosa. Sì. Ma è la roba mia, dico. Io trovo il pezzo molto bello, lo stiamo mettendo in nostra playlist, se lo trovate su Spotify, nel mio canale, qua sotto c'è il link per la playlist, se volete. Sul mio profilo privato, non c'è il tuo privato. Sì. Privato. Tieni i tuoi segreti, mi ricordate. Ci scriviamo. Sì. Le pippette, bravo. Comunque, Night, sei stato anche molto generico. La prossima volta vai nello specifico, perché puoi trattare svariati argomenti. Beh, lui dissing ne ha già fatti. Adesso no, non ho detto dissing. Fai un dissing a un politico a 1-1-1. Me lo vuoi far ingabbiare? Sì. Che cazzo sei andato? Perché devo andare solo in galera. Sei andato WAD adesso. Quel merda.